Ripasso di ortografia. 1. La maiuscola è obbligatoria all'inizio di frase, ovviamente, quando comincia un periodo. Quando comincia un periodo, dopo un punto fermo o punto esclamativo o un punto interrogativo. Oppure per tutti i nomi propri di persona, animale, luogo, ente. Mario, Fabio, persona. Animale, Fuffi, cane, gatto di famiglia, eccetera. Il luogo, la Lombardia, Corsico, l'ente, quindi esempio Ministero dell'Istruzione. In questi casi si usa la maiuscola. Per alcune parole l'uso è vario a seconda dello stile del testo. Per alcune parole l'uso è vario, cioè si può scrivere Presidente della Repubblica, magari scrivendo anche Repubblica maiuscolo, oppure si può scrivere Presidente della Repubblica con Repubblica minuscolo. Sì, va bene, anche Presidente della Repubblica tutte e due minuscolo. Per alcune parole invece la maiuscola è codificata, si tratta in realtà di due accezioni diverse della stessa parola. Ad esempio, la parola Stato. Se è uno stato di cose, uno stato di immobilità, uno stato di degenza, allora la scriveremo con la minuscola. Se invece è lo stato italiano, la scriveremo con la maiuscola. Lo stesso la chiesa, se è la chiesa di Corsico, la chiesa di Santa Maria, eccetera, la scriveremo con la minuscola. Se intendiamo invece la chiesa nel senso della chiesa cattolica, la scriveremo con la maiuscola. L'apostrofo si mette quando viene soppressa una lettera, ad esempio, e al posto di questa lettera si deve mettere l'apostrofo. Ad esempio, c'è poca attenzione. Allora, c'è al posto della I di CE, dobbiamo mettere l'apostrofo, quindi C apostrofo E. Oppure c'era attenzione, c'era chiasso. C apostrofo. D'oro, d'incanto, ci incontriamo, bell'azione, grand'uomo. Vi troverete degli esercizi in cui vi si chiederà, grand'uomo, apostrofarlo oppure no. Ecco, dobbiamo mettere l'apostrofo in questi casi. Quando scriviamo c'è, ci va l'apostrofo sulla i. No, ci va l'accento, sì. C apostrofo. Infatti, hai fatto molto bene a fare questa domanda perché nella verifica di lunedì ci saranno proprio queste espressioni. Se invece abbiamo una frase del tipo ce ne sono oppure ce n'è, attenzione in questo caso, nel caso di ce n'è, c'è non va scritta né con l'apostrofo né con l'accento né separata, va scritto tutto attaccato. Eventualmente il né che può essere apostrofato, accentato, eccetera. Da notare l'espressione un po' di po' è al posto di poco. Quindi anche po' va apostrofato, non va accentato, mi raccomando. L'imperativo di alcuni verbi ha la forma apostrofata. L'imperativo in realtà non ha l'accento, ma l'apostrofo. Fa quello che devi fare, di tutta la verità, sta attento. Tutte queste espressioni si scrivono con l'apostrofo. Sta è infatti imperativo del verbo stare, stare, dire, fare. Fa silenzio, ecco, fa del verbo fare, va di sopra, va, anche questo è apostrofato. Il monosillabo da si trova o senza accento ed è preposizione, quindi dovete studiare da pagina 600 a pagina 690, oppure accentato è voce del verbo dare, egli dà. Oppure apostrofato è l'imperativo. Dà il libro al tuo compagno. Fa silenzio con l'apostrofo, giusto? Anche di esiste sia apostrofato sia accentato. Col verbo, del verbo dare, sì, egli dà, indicativo, e accento. Ma se è imperativo è apostrofo, eh? Senza apostrofo, sì. Tempo fa. Anni fa, un mese fa, senza apostrofo, senza accento. Fa solamente apostrofato, mai accentato praticamente.
solo apostrofato quando è imperativo. La parola di adesso, la parola di è preposizione, di tanto in tanto. Se è preposizione si scrive senza apostrofo, senza accento. Se vuol dire il giorno, per esempio ho studiato tutto il dì, si scrive con l'accento. E invece se è imperativo si scrive con l'apostrofo. Per esempio di la tua, ecco, di la tua si scrive con l'apostrofo. Bene, andiamo avanti a ripassare. L'articolo segnala sempre, quasi sempre con chiarezza il genere del nome. Osserva tuttavia il diverso comportamento dell'articolo determinativo e dell'indeterminativo. Praticamente, il determinativo davanti alle parole che iniziano per vocale si apostrofa, sia al maschile sia al femminile. Invece l'indeterminativo, se le parole sono femminili si apostrofa, se invece sono maschili non viene apostrofato. Quindi, gli esempi che troviamo sul nostro libro. L'amaca è femminile, articolo determinativo, apostrofato. L'amore è maschile, lo stesso, apostrofato anche lui. Quando invece ci troviamo davanti a un articolo indeterminativo, nel caso di un'amaca metteremo ancora l'apostrofo, ma nel caso di un amore non lo metteremo più. Ok. Ecco, vedete, per il femminile c'è un'unica forma una. Ecco, qual è il problema di qual e di un? Adesso cerco di spiegarvi. Qual esiste anche nella forma troncata. Esempio, qual buon vento ti porta. Per questo motivo qual non va apostrofato. Allo stesso modo, l'articolo indeterminativo maschile esiste nella forma tronca un, pertanto non va apostrofato. Quello femminile è una, quindi c'è un solo articolo indeterminativo femminile, che è una, mentre l'articolo indeterminativo maschile è un e uno. Tenendo conto di questo, l'articolo femminile, se per caso l'A non c'è, va apostrofato, perché al posto dell'A dobbiamo mettere l'apostrofo. Invece l'articolo maschile, dal momento che esiste un troncato, non dobbiamo mettere l'apostrofo. Adesso avete capito perché una aiuola si mette l'apostrofo e un orso no. Come? Se il nome è femminile. Se il nome è femminile, quindi metterò l'apostrofo. Se è maschile, no. Stiamo parlando sempre di nomi che incominciano per vocale. Un altro fenomeno grafico è il troncamento. L'anno, un anno. Un anno senza apostrofo. Abbiamo spiegato che con l'articolo determinativo l'apostrofo ci va e come, sia al maschile sia al femminile. E con l'articolo indeterminativo, che ci va solamente al femminile, mentre al maschile non ci va. L'altro fenomeno cui dobbiamo prestare attenzione è il troncamento. Il troncamento, un altro fenomeno grafico, la perdita della vocale che non dà luogo all'apostrofo. Dobbiamo memorizzare queste parole tronche, che quindi non dovremo apostrofare. Ciascun. Quindi per ciascun vale lo stesso identico discorso di qual. Quindi ciascun orologio senza apostrofo, assolutamente. Nessun, quindi nessun si trova troncato, quindi nessun aiuto senza apostrofo. Bel, bel tipo, quel sospetto. Fra Cristoforo non va apostrofato, quindi va lasciato, perché è un troncamento. Gran, da gran signore, gran fracasso, tal, diciamo tal qual. Esistono troncati, quindi senza apostrofo. Signor, dottore, ingegnere, eccetera. Da notare in modo particolare la parola quale, che diventa qual è, appunto, senza apostrofo. L'accento. Adesso ricordate che lunedì prossimo avrete anche degli esercizi sull'accento. L'accento in italiano ha due funzioni diverse. L'accento fonico e l'accento lessicale. Accento fonico vuol dire che l'accento è, come dire, serve per indicare un suono diverso. Su parole di più sillabe, come però, così, perché, l'accento serve per segnalare che la pronuncia accetta l'ultima sillaba e non la penultima, come avviene di regola. Quindi, notate, avrete un esercizio lunedì prossimo di questo tipo. L'accento fonico, sì. Data la parola
però vi si chiederà, potrebbe esserci un accento fonico sulla penultima? Sì, nel caso dell'accento fonico sulla penultima ovviamente la parola cambia di significato, quindi non è più una congiunzione ma diventa un albero, pero, l'albero del pero. Bene, bene, bene. Così perché questi vanno scritti, questi accenti, vanno scritti. Per esempio c'è così con l'accento sull'ultima, c'è così con l'accento sulla penultima. Va bene, va bene. Nei monosillabi in cui non concorrono altri possibili accenti, l'accento grafico serve ad identificare una parola rispetto a un'altra omografa di altro significato. Generalmente i monosillabi non sono accentati, quindi ad esempio ma, o, e, insomma non sono accentati. Invece sono accentati per evitare confusioni. Ad esempio la, ecco, la parola la potrebbe essere articolo, per esempio la penna, e non è accentato. Se invece avverbio di luogo, si accenta. Ecco, si stavamo dicendo che sul qui e sul qua, avverbi di luogo, l'accento non va. Invece su la e lì, quando sono avverbi di luogo, bisogna mettere l'accento per distinguerli appunto dalle stesse parole quando non sono avverbio di luogo. Quindi ad esempio il libro si trova là, là avverbio di luogo va accentato. È la stessa cosa anche lì. Bene. Il ne, anche il ne può essere scritto sia con l'accento sia senza accento. Ad esempio, se ne parla, ne particella semplicemente va scritta senza accento. Quando invece è congiunzione, né bianco né nero, va scritta con l'accento. Lo stesso è la parola se, certe volte è scritta senza accento, quando è congiunzione. Ad esempio, se la smettete di chiacchierare, bene, altrimenti metto una nota. Il se è senza accento. Quando il se invece è pronome personale, ad esempio, porta sempre con sé la borsetta, va accentato. Lo stesso il si impersonale, riflessivo, eccetera, si scrive senza accento. Quindi, per esempio, si dice così, si lava tutti i giorni, ne l'abbiamo già detto, sì. E invece il sì avverbio si scrive con l'accento. Attenzione, l'avverbio di affermazione si scrive con l'accento, si dovrebbe scrivere con l'accento. Avete capito? Sì. Se dite sì e se scrivete sì dovete scriverlo con l'accento. Come distinguere questi monosillabi? O dal significato oppure ricorrendo all'individuazione del sintagma e alle dipendenze che regolano i rapporti sintattici. Quindi, insomma, abbiamo già fatto esempi, qua ce ne sono altri esempi di come distinguere se usare l'accento oppure no. Come si vede, è necessaria una buona abitudine a parafrasare, cioè a dire in altre parole, a trovare altri modi per esprimere la frase che si ha davanti. Il riflessivo se, nell'espressione se stesso, invece, si scrive senza accento. Abbiamo detto che quando se è riflessivo o personale, si scrive con l'accento, con l'eccezione di se stesso, perché nel caso di se stesso si scrive senza accento. Questo è vero nella forma singolare, nella forma plurale se stessi, il pronome potrebbe confondersi con la congiunzione, se stessi cadendo mi appoggerei, per cui nel caso di se stessi al plurale lo si può scrivere con l'accento. L'accento viene solitamente scritto per distinguere parole che sono scritte esattamente nello stesso identico modo. E se non ci fosse scritto l'accento non si capirebbe. Ad esempio, sono principi o principi. Scriviamo l'accento in quel caso per far capire se hanno un significato oppure l'altro. Ambito o ambito. Calzino, voce del verbo calzare, o calzino. Non sempre viene segnato l'accento quando gli omografi si distinguono per la vocale aperta o chiusa. Accetta o accetta. Voce del verbo accettare o scure. Lesse o lesse. Cioè voce del verbo leggere o lesse nel senso di cotte a vapore. Cotte a vapore. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org.
E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.